Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Mister Dionigi. Un saluto anche a chi ci sta seguendo da casa perché, come sapete, con le normative anti-Covid dobbiamo rispettare le distanze e quindi sono solo pochi, i giornalisti accreditati. Diamo il benvenuto a Mister Dionigi, con lui al tavolo della conferenza il presidente Carlo Neri, il direttore sportivo Giuseppe Bifulco. A dare quindi il benvenuto istituzionale al nuovo mister sarà fra poco il presidente Neri. Parola a lei, presidente. Buonasera, buonasera e benvenuti a questo collegamento per la presentazione del nostro mister Dionigi. Prima di iniziare la conferenza, a nome della società, un grande in bocca al lupo a mister Bascal per quello che ha fatto per noi Ascoli Calcio, per i grandissimi trionfi e successi che ha avuto nella primavera e per la disponibilità che ha manifestato. A lui veramente sinceri auguri, all'uomo e al tecnico. Detto questo, mi preme ricordare che abbiamo 9 partite, che come dicevo non sono le 9 sinfonie di Beethoven, ma sono 9 battaglie. La nostra attenzione deve essere concentrata solamente su questo. La società, la squadra, tutto lo staff e spero tutti i media, tutti gli stakeholders, tutti quelli che amano l'Ascoli Calcio, spero, premesso che le responsabilità di questa situazione se le prende interamente la società, quindi sgombriamo il campo dagli equivoci, ma quello che chiedo è un lockdown, parola purtroppo triste ma che possiamo usare, un lockdown che tenga effettivamente fine a quelle che possono essere le analisi, quelle che possono essere appunto la ricerca di responsabilità, di distinguo. Non abbiamo tempo. Un'ora dopo la fine dell'ultima partita ci sarà tempo per fare tutto questo. Quindi chiedo effettivamente a noi per primi, ma a tutti quelli che amano l'Ascoli Calcio, di osservare questo periodo. Questo periodo noi dobbiamo essere determinati, umili, determinati, uniti, rispettosi rispetto che dobbiamo avere per gli avversari, ma senz'altro dobbiamo noi a tutti i costi centrare questo obiettivo. Qual è questo obiettivo? Mantenere la categoria. Non ci sono altre parole, non ci sono altre possibilità. Bisogna mantenere la categoria e questa categoria noi la manterremo. Adesso la parola al direttore sportivo Bifulco. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie anche a quanti da casa o dal loro ufficio faranno pervenire le domande per l'allenatore. Ringrazio anch'io Abascal, che ho avuto modo di conoscere per poco tempo, ma che comunque riconosco essere una gran brava persona e un buon allenatore. Oggi siamo qui a presentare Davide Dionigi, perché abbiamo ritenuto opportuno, pur riconoscendo il lavoro svolto dal precedente tecnico, abbiamo ritenuto opportuno spostare un attimino il tema, se vogliamo, anche tecnico-tattico su un altro tipo di idea, di gioco e su una persona che pensiamo possa sicuramente aiutarci per raggiungere l'obiettivo che ci è stato richiesto, cioè quello del mantenimento della categoria. Conosco Davide, conosco il suo carattere, conosco la sua voglia, conosco il suo sapere affrontare le sfide di qualsiasi natura esse siano e per me è stato molto facile puntuare sull'uomo e sul tecnico, anche perché ha avuto la sua carriera, comunque si è espressa sempre di allenatore, intendo, non di giocatore, perché adesso è questo quello che conta. Si è misurato in piazze abbastanza difficili, abbastanza importanti e credo che, sono sicuro, lui riuscirà a dare il meglio di se stesso, nonostante la difficoltà che ci si presenta davanti. Ringrazio Davide perché non ha esitato neanche un secondo. Praticamente, appena l'ho chiamato, ha travolto lui me. È una cosa che mi ha colpito tantissimo.
Ringrazio anche veramente l'immediatezza con la quale ha accolto l'occasione. E non so quanti al posto suo avrebbero fatto meglio a dire ma vediamo, ti faccio sapere, rifletto, non lo so perché non mi è capitato di parlare con nessuno, perché è lui che volevo, quindi a chiamata mi ha travolto praticamente, mi sono dovuto difendere dalla sua aggressione, ovviamente aggressione in senso positivo. E quindi eccolo qua tra noi, al quale auguro buon lavoro e tutto quello che chiedo è compattezza all'ambiente, a voi tutti, perché in questo momento è di questo che abbiamo bisogno, lui nel campo e voi ambientalmente. Ricompattatevi, mettiamo da parte un po' tutto, mi associo a quello che ha detto il Presidente, un po' tutte quelle che sono state le cose, le vicende, guardiamo ad oggi, guardiamo avanti, abbiamo l'obiettivo a portata di mano e non possiamo sottrarci o disperdere energia a pensare ad altro. In bocca al lupo a Davide. Prima di dare la parola al mister, ricordiamo anche a chi ci segue da casa che con il mister arriva anche il suo collaboratore tattico che è qui presente in platea, al quale diamo il benvenuto, Hiroshi Komatsuzaki. E nello staff di mister Dionigi confermati in qualità di vice allenatore Andrea Iuliano, Alfredo Geraci invece preparatore dei portieri, Paolo Artico preparatore atletico, Nazareno Salvatori addetto al recupero infortunati. A lei la parola mister e poi le domande di rito. Buonasera a tutti, tengo anch'io a doveroso salutare chi mi ha preceduto, perché comunque tra colleghi ci sono passato anch'io, capita, però sicuramente per chi fa questo lavoro è un dispiacere, però quindi diciamo, ringrazio chi mi ha preceduto prima di me. Allora io brevemente il ringraziamento va a questa proprietà che con tutta onestà mi ha dato una grande possibilità di poter allenare prima di tutto in una grandissima piazza. Una grandissima piazza non tanto per quello che è stato il passato, che calcisticamente tutti sappiamo, ma proprio per l'ardore, per l'attaccamento e per la fame di calcio che tutte le volte che sono venuto da avversario, da allenatore o da giocare ho riscontrato. Quindi grazie alla proprietà perché mi dà questa grande possibilità con la quale spero, anzi ne sono certo, di ripagare nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi per come sono fatto io come persona, come soprattutto allenatore, e con la massima umiltà di catapultarmi in una situazione che onestamente può sembrare non semplice, però che può avere anche dei risvolti, secondo me, gestita e portata avanti in un certo modo, dei risvolti sicuramente interessanti. Dire le solite frasi, l'impegno ce la metteremo tutta, col lavoro se ne viene fuori, è retorica. Io non sono uno che fa, non sono uno da luoghi comuni. Dobbiamo abbassare la testa, io per primo, trasmetterla ai miei ragazzi, che ho avuto il piacere in un giorno è qualcosa di incominciare a conoscere, non come calciatori, perché questo è forse senza ombra di dubbio che lo sappiamo, ma a livello morale. Una moralità alla quale io ho chiesto principalmente a loro di tirarla fuori. Poi se l'aggettivo moralità lo possiamo allungare con altri sinonimi è ancora meglio. Una moralità che ci deve, un orgoglio che ci deve portare a venire fuori da questa situazione, che questa società, per quel poco, per le persone che ho conosciuto, e questa tifoseria sicuramente non merita. Però sono convinto che il loro
in poco tempo ho riscontrato questa, non so se chiamarla voglia, se questa disponibilità, se questa senso di rivalsa di uscirne, perché è una squadra che viene dalle ultime sei partite, mi sembra con 5 sconfitte, e quindi l'aspetto mentale diventa fondamentale. Quindi qual è l'augurio, senza fare tante promesse? Un sincero catapultarsi, giocando ogni 3 giorni, in un caos di calcio, chiamiamolo così, perché sappiamo che dopo il fatto del corona non sai come trovi la squadra dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, e c'è stato il cambio, quindi è un caos. In questo caos però sono sicuro che noi dobbiamo trovare il bandolo della matassa, che oggi può sembrare più da un punto di vista psicologico, però sono convinto che ha tante altre sfaccettature, che se ci fosse più tempo per lavorare sarebbe meglio, però non c'è, e quindi bisogna fare di necessità virtù al più presto. Allora mister, intanto le rivolgo alcune domande che ci hanno formulato i giornalisti che ci seguono da casa. Allora mister Dionigi, è paradossale che l'Ascoli, con un potenziale offensivo di tutto rispetto, diciamo da playoff, si ritrovi nei playout. Lei, che è stato un bomber importante e sa cosa serve agli attaccanti, ha già un piano per rivitalizzare i vari Scamacca, Trotta, Ninkovic, Morosini? Io l'ho già detto, ragazzi, noi abbiamo un reparto offensivo per me forte, molto forte. Però l'essere forte a volte nasce anche dalla convinzione che questi ragazzi devono avere dei propri mezzi, una convinzione che deve essere messa al servizio di una squadra, perché il gol non lo fa la squadra, e non lo fa solo l'attaccante, lo crea la squadra, e non lo difende solo il reparto difensivo, ma nasce davanti. La fiducia è necessaria nei loro mezzi, ma io dico che, vista la domanda, la cattiveria in quel ruolo è fondamentale per sviluppare quello che è il loro potenziale. Però ti ripeto, ho riscontrato in loro questa voglia di tirare fuori quel qualcosa in più, con l'augurio che mi si trasformi in gol. Intanto salutiamo il patron Massimo Pulcinelli, che si è collegato in questo momento. Sappiamo che aveva degli impegni di lavoro, però è riuscito a liberarsi. Buonasera patron. Benvenuti in Ascoli. Vuole dirci qualcosa? Vuole dare il suo messaggio di benvenuto al mister? Sì. Serviva per convincere essere l'uomo di questa potenza, che sarà natura, che sarà tutto. Capisco che quello che dico è. Sì, ci sente.
Io ringrazio la Tronti. E sono parole sicuramente che mi fanno piacere, ma soprattutto mi spronano a dare ancora un qualcosa di più, soprattutto perché quando vedi da fuori la situazione, te la vedi da fuori, poi quando sei dentro capisci anche l'attaccamento che ha questa proprietà alla propria società, e quindi la responsabilità diventa ancora più importante, però fa parte del gioco, e quindi sono contento ancora di più della scelta fatta nel venire qua. E allora ci addentriamo anche in domande un po' più tecniche. Chiaramente, Patron, se lei può restare collegato, intervenga pure quando ritiene opportuno. Mister, lei squadra due trequartisti, Ninkovic e Morosini. Pensa di utilizzarli entrambi oppure per ogni partita ci sarà un ballottaggio? Ma sai, il ballottaggio nasce un po' per tutti. Che poi, col fatto che giocheremo nello spazio di breve tempo, più che un ballottaggio diventa una rotazione, ma non solo in quel ruolo lì, in tanti altri ruoli. Poi vedremo come utilizzarli, vedremo il sistema di gioco che andremo ad adottare, però sono due giocatori, facendo riferimento a loro due perché la domanda è su loro, che possono occupare diversi ruoli nel pacchetto offensivo. Questa di Ascoli è un'opportunità per dare una svolta alla sua carriera di allenatore, ma c'è anche un margine di rischio per la posizione di classifica delicata. Come si approccia a questa avventura? Sì, più o meno lo abbiamo già detto nell'intuizione. L'approccio, penso che oggi la parola in questa situazione, penso che proprio la parola umiltà associata a una buona rabbia, sia il modo migliore. Tutto il resto sono chiacchiere, e le chiacchiere non portano da nessuna parte, quindi massima umiltà, massima dedizione e soprattutto tanta voglia di, chiamiamola rabbia, chiamiamola, di uscirne. C'è una situazione un po' particolare per il post-Covid. Quanto può incidere l'aspetto fisico in questo finale di stagione, e se non dovesse essere ottimale si ha già pensato a come ovviare a questo problema? Ma è una situazione che paradossalmente è nuova, perché non è mai accaduto che dei calciatori, dei professionisti hanno avuto un blackout di 3 mesi senza nemmeno calciare il pallone sul divano, perché non andavano nemmeno a fare la corsettina, a giocare con gli amici, perché non si poteva. E quindi è un enigma, e non ci sono stati casi mai prima, quindi non sai neanche come possono aver lavorato se fosse già successo una cosa del genere. Io penso che qui la bravura sarà giornaliera, sarà vedere quello che accade di partita in partita, perché giochi ogni 3 giorni, ci saranno sicuramente partite con più intensità, partite con meno intensità, dall'avversario che incontreremo, da quanto si è speso quella prima, dagli infortuni che, toccando ferro, ci sta che possano fare parte. È una gestione nuova per tutti, ma lo stesso per chi fa il preparatore atletico. Va gestita, penso di me, di momento in momento, di giorno in giorno, perché cambia in continuazione. 3 gare molto ravvicinate. Come pensa di lavorare e su cosa lavorerà in questa settimana? Onestamente, dire che in 3 gare in pochi giorni che l'allenatore possa metterci mano non è corretto e non è così, però l'allenatore può cercare di capire il più velocemente possibile quali possono essere, non le mancanze, però i punti sui quali, le corde delle quali andare a toccare per cercare di innalzare l'asticella, di innalzare la mentalità. Questo può fare, penso, un allenatore in 3 giorni. Noi giocheremo venerdì sera, la squadra l'ho vista 1 giorno e mezzo, però quel pochissimo che si può fare va cercato di fare nel migliore dei modi. Una prima domanda è se ha avuto modo di seguire l'Ascoli durante questa stagione e in queste partite precedenti. La seconda è quale modulo utilizzerà, o se ha in mente di cambiare modulo durante il match come ha fatto già in passato in altre squadre.
Sì, allora l'Ascoli l'ho seguita soprattutto non tanto nella parte iniziale, ma molto nella parte finale, poi nell'ultimo periodo, insomma, anche negli ultimi giorni. È una squadra che ha delle individualità importanti, una squadra che ha alternato ottime cose a cose secondo me meno buone, e sicuramente ci sono qualche problemino c'è. E per quanto riguarda il modulo, in carriera mia non mi sono mai fissato su particolari sistemi di gioco, penso che non sia quello che fa. Mi è capitato di giocare spesso con la difesa 4, utilizzare la difesa 3. Ora, cercare di capire in pochi giorni qual è il vestito giusto non è facile. Qualcosina rispetto a prima verrà cambiato da un punto di vista difensivo, tenendo presente che il centrocampo a 3 potrebbe essere una soluzione da tenere in considerazione. Però tutti se ma e vediamo in questi giorni qua. Poi penso, come hai detto tu, in base poi all'avversario, le squadre che potremo andare a incontrare nelle partite successive, in base a quello che si è speso, sicuramente ci sarà qualche accorgimento sempre diverso, ma con una impronta più o meno di un sistema che sarà quello. Quali sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere Dionigi alla guida dell'Ascoli? Mi sembra che ne abbiamo già parlato prima. Adesso c'è una domanda che rivolgerei sia a lei che al direttore sportivo. L'Ascoli, tra scadenze e prestiti, ha 14 giocatori con un piede fuori dalla porta. Sapeva di questa problematica, questa per il mister? Se sì, quali corde pensa di toccare per motivarli a dare tutto? Naturalmente sapevo, penso che le corde necessarie sono quelle che oggi noi, chi fa questo mestiere, sia dell'allenatore ma anche del calciatore, per tanti motivi, perché siamo in tanti, perché c'è tanta concorrenza, perché è nelle mani la loro fortuna di potersi, riferimento a questi che sono in prestito, di potersi proprio valorizzare agli occhi di un'eventuale permanenza o di un eventuale salto di categoria o di altro. Il fare il contrario, siccome c'è tanta concorrenza, poi andrebbe a discapito personale per la propria carriera, e soprattutto penso che in questo momento la cosa che ho detto all'inizio, in ognuno di loro è una questione di orgoglio, e andarsene via con una retrocessione o un qualcosa di non bello rimane sempre, e quindi le motivazioni, le corde che bisogna toccare sicuramente da me, ma soprattutto in loro, devono essere queste. Direttore. Sì, si è proceduto. Intanto volevo fare una premessa, che comunque, sentiti tutti questi ragazzi in prestito, sono tutti animati dalla stessa voglia di rimanere volentieri, ma soprattutto per guadagnarsi quello che gli è stato chiesto, cioè la permanenza in categoria. Non vogliono certamente tirarsi indietro, nessuno di loro indistintamente, e le società dalle quali provengono, personalmente ho parlato fino a poco fa che è iniziata la conferenza di presentazione del mister, e tutte quante già stanno in contatto, i rispettivi segretari con il nostro Mirko Evangelista, stanno portando avanti la procedura per quanto riguarda il prolungamento di questi prestiti. È chiaro che tutto questo passa anche attraverso la volontà dei calciatori, quali calciatori nessuno è disposto a tirarsi indietro per la causa che l'aspetta. Siamo sul direttore sportivo, che impressione ha avuto dall'incontro con gli Ultras 1898? È stato un incontro, a mio parere, costruttivo, assolutamente non distruttivo, perché si sono posti con un atteggiamento collaborativo, nel senso che in parole povere ci è stato detto: come possiamo noi aiutarvi? Nel senso, a livello di sostegno, di compattezza, ovviamente hanno chiesto che l'impegno sia garantito,
che la permanenza della categoria è importantissima, che tutto passa attraverso il coltello, il famoso coltello in mezzo ai denti, e da parte loro c'è massimo sostegno, anzi da parte loro gli ultras si aspettano proprio dall'ambiente quello che ci aspettiamo anche noi, cioè di mettere da parte tutto ciò che non fa bene, tutte le energie che non ci aiutano, tutto ciò che riguarda situazioni così, che non portano punti. Oggi quello che conta è spronare la squadra, spronare l'ambiente, ancora rivolto al sostegno di questa squadra, perché l'obiettivo Serie B è troppo importante. Questo è stato detto dagli ultras che rappresentano i nostri tifosi e credo che con il loro sostegno rappresentino anche la città. Identifichiamoci tutti in questa volontà, compattiamoci, non andiamo appresso a una notizia piuttosto che a una curiosità che in questo momento, con tutto il rispetto, non serve a nessuno. Se servisse che ci portasse punti sarebbe ben accetta, ma purtroppo questo non accade. Quindi veramente molto costruttivo. Tattica e tecnica. Lei ha utilizzato molto la difesa 3. Noi abbiamo a disposizione tre centrali tra i migliori della Serie B come Gravion, Brusco e Ranieri. Si riparte da questi tre fuori classe della B e lei parlava del centrocampo, un centrocampo a 3, quindi in questo momento vede che questa squadra è più adatta a un 3-5-2? Allora, come hai detto tu, penso che il reparto difensivo, oltre i tre giocatori che hai citato, completato anche dagli altri ragazzi, è un reparto difensivo che si sposa con quella che può essere la mia idea di difesa 3. 3-5-2 è un modulo che ho adottato spessissime volte, quindi c'è una possibilità di essere riproposto giocando con un'interpretazione poi che potrebbe essere diversa dei tre centrocampisti, però è un modulo sul quale ci ho fatto un discreto affidamento con dei buoni risultati, però ho detto non sono uno che si fissa su questo, devo cercare in poco tempo di capire qual è il vestito giusto per la tipologia di centrocampisti che abbiamo. Idee ci sono, poi le sviluppi sul campo e ti accorgi che mentre lo fanno casomai è un altro, però questo viene solo da una conoscenza che in due giorni non è semplice, questo non perché uno non sa chi ha, però le caratteristiche poi che tu trovi, sia tattiche soprattutto e mentali, te ne accorgi solo lavorandoci insieme, perlomeno per un breve periodo, ma ci vuole. Un'altra domanda per il mister. Lei è un atleta di Cristo e un uomo di fede. In qualche modo questo suo bagaglio personale sarà utile a portare serenità nello spogliatoio qualora ce ne fosse la necessità? Ma penso che da un punto di vista della fede ognuno la vive nel suo proprio rapporto personale. Nel calcio la serenità fa bene quando è però accompagnata da un'alta motivazione. Se la serenità la possiamo intendere come fiducia da dare nei propri mezzi ai calciatori, sì, però poi l'aspetto motivazionale, l'aspetto della voglia, l'aspetto così è fondamentale. Si vede già che ha voglia di lavorare e di tornare in campo. E quello che è mancato all'Ascoli in questo periodo, nonostante la posizione di classifica, era l'aggressività in campo. Quali saranno le prime parole che dirà ai suoi prima della sfida salvezza con il Venezia? Sì.
dobbiamo dare un segnale, perché dire dobbiamo fare i punti è scontato, la solita frase, però i punti spesso sono frutto di tante cose o non lo sono frutto, perché a volte, però un segnale di questo aspetto che tu hai detto di aggressività, che può essere un'aggressività alta, bassa, non è, ma di aggressività va dato, per quanto lo possiamo fare, per il tempo che lo potremo fare, e man mano che aumenteranno le gare sempre di più. Questo assolutamente sì. Se abbiamo terminato con le domande per la prima parte, ne hai... Allora, intanto diciamo al patron, ci sente? Patron, ci sente? Vuole intervenire su questa prima parte? Perché la seconda la dedicheremo direttamente alla partita con il Venezia. No, io do ancora il benvenuto a Davide.